Bentornati ladies and gentlemen, per questo nuovo video sono sempre io Fanto90 e quest'oggi siamo tornati su Fortnite. Perché? Perché da qualche giorno stanno succedendo cose strane per il mondo di Fortnite, come TV con strani segnali che appaiono in giro per il mondo, Meteoriti che colpiscono la zona vicino a Pinnacoli. Forse non avevamo tutti i torti. E questa tab del sito di Epic Games: la stagione 4, preparatevi all'impatto. Chiaramente fa riferimento alla cometa che sta passando. E questo tizio con gli occhi bianchi e una maschera che mi sa molto di supereroe. Le speculazioni non hanno mai fine d'altronde, e Epic Games è sempre stata abbastanza misteriosa sugli aggiornamenti che sono sempre usciti. E poi per noi youtuber è meglio così, così possiamo fare miliardi di clickbait. Comunque, riguardo a questa nuova stagione 4, potrebbe avere a che fare col lancio free to play della modalità PvE? Non lo sappiamo. Oggi comunque andiamo a giocare qualche partita e cercare di risolvere questo mistero strano di meteore che cadono. Qualcuno ha avuto un infarto al mio fianco. Cadendo comunque le meteore in zona Pinnacoli, che cosa succede ai frame? Che cosa è successo? Cadendo comunque le meteore in zona Pinnacoli, dobbiamo buttarci in zona Pinnacoli. Cadono più o meno in tutta questa zona qua, e non è un buon segno per Pinnacoli. Cerchiamo di scoprire che cosa sta accadendo qua in zona. Per farlo ovviamente dobbiamo vincere Pinnacoli. Dobbiamo far fuori tutti, se no, mentre andiamo avanti con le nostre indagini, verranno a romperci i maroni. Io non so se capita anche a voi questo strano lag ogni tanto, però è davvero fastidioso, soprattutto durante i fight. Ti fa perdere frame preziosi. Ma cosa fa quello? Forse anche lui stava indagando su Pinnacoli. Beh, non sento spari, quindi è sempre brutto quando a Pinnacoli non senti spari. Eccola qua, la televisione con segnali strani. Ma io non sento spari, cioè la gente si sta cacando sotto? Avete paura di essere colpiti dalla meteora mentre siete qua? Domanda interessante, quelle meteore che cadono ogni tanto fanno danno? Mi farebbe davvero incazzare perdere una partita perché mi cade una meteora in testa. Ma non c'è nessuno, davvero? Cioè, siamo da soli a Pinnacoli. Sentite. Ah, ho visto qualcuno là sopra però. Sta aspettando la cometa magari. Oh, anche lui è spaventato dall'assenza di persone qua. Sta aspettando di vedere una cometa magari. Oh, mi ha fatto cagare sotto. Ma che cosa fate tutti che vi nascondete? Ma era il tipo che era là sopra, ha fatto tutto il giro, possibile? Rip! Mi dispiace, non sarai te a continuare questa avventura a Pinnacoli. Ho sentito qualcuno che cammina dietro! Vediamo se lo prendiamo. Holy fucking shit, me ne sono sparato sui piedi! Non sarai proprio te a continuare l'avventura a Pinnacoli, neanche te. Allora, c'è un po' di gente a Pinnacoli, ma a quanto pare tutti vogliono svelare questo mistero. Sono tutti contro di noi. Sì, vabbè, pure il fortino si è fatto. Oh, chi c'è là? Vabbè, mi ha fregato l'uccisione, però non va bene così. E adesso pagherai il prezzo della tua... Questo è per l'uccisione che mi hai fregato. Riusciremo a curarci prima che ci prenda qualcuno? Ci siamo fatti uccidere dallo scarsone di turno. Guardalo qua. Guardalo qua. La safe si chiudeva pure su Pinnacoli. Era un segno, una partita buttata così proprio. Ma no. Vabbè, era una partita che prometteva bene. L'abbiamo persa perché siamo stati troppo superbi nel curarci così, alla luce del sole. Madonna, come mi fanno incazzare. Ecco, quello che avete appena visto, questa smitragliata di MP5 in faccia, gli avrebbe tolto 2. Spara graffette sto coso. Siamo pronti per tornare a Pinnacoli, dove tutti stanno nascosti apparentemente dopo questa novità dei meteoriti che cadono. Bene, bene, bene. Siamo un bel po', ora non potete nascondervi tutti. Spero, per voi. Cominciano già a morire. Oh, questa è la Pinnacoli che ci piace. Fucile da cecchino e altri mini. Vabbè, questo ti è piaciuto, triceratopino? Ah, right
Right in the face! Right in the face! Ballettino per festeggiare. Arriva qualcuno. Holy fucking shit! Ma devono fixare sti suoni! Ora lo freghiamo, eh. No? Sei qua? Si è nascosto. Mistero dei tipi che spariscono. Ma era qua? Sparito. Ah, ci sta seguendo. Ci sta seguendo, si era nascosto il maledetto. Senti, mi ha rotto tre quarti di minchia, si può dire? Ma è scappato di nuovo? È scappato di nuovo sopra? Ma cosa fa? Ma come gioca? Vabbè, è morto. E stanno arrivando delle bombe anche a noi. Ma da dove ci sparano? Ah, da sopra la montagna? Scarsino. Vediamo se la mia ipotesi è confermata. Oh! Oh! No, no, no! Confermata. Ora c'è qualcun altro che si nasconde? Questi mi piacciono, i giocatori che vengono face to face. Insomma, face to face era alle nostre spalle. Però almeno che combattano, non quelli che si nascondono. Rip semiautomatico. Rip semiautomatico. Oh, what the fuck? Quella montagna arriva a salvarti, amico mio. Pensai fosse finita? Ma anche no. Oh, what? Ora ci sparano il tipo. Cazzo, costruisci. Perché ci ho messo in mezzo dei tipi che combattevano? Vabbè, siamo morti. A sto punto lo portiamo con noi. È la prima volta che mi fa uno. Ti porto con me, maledizione, ti porto con me. Ti porto con me. Uno, è la prima volta che vedo un pompa fare uno. Vabbè che la distanza era quello che era. Provare per le prossime partite. Facciamoci i cazzi nostri. Comunque vorrei chiedere, secondo voi, che cosa accadrà davvero a Pinnacoli? Verrà distrutta da questa meteora o è solo una geniale mossa di marketing per annunciare la nuova season e magari il lancio free to play del PvE? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Siamo in tanti e la cosa mi piace. E quello è un pompa. No, 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 non... No! Non lo accetto! Cosa? Cosa? Pinnacoli, ultima partita. Due scrini, dai, andiamocene qua. Anche se è un brutto posto per iniziare la partita, perché io, se fossi vicino, andrei sotto a fare una easy kill, però... Magari non sono così intelligenti loro. Cazzarola! Vabbè, vabbè, laggata mentre saltava, ma benissimo così. Vabbè. Oh! Oh! What? Dai, vallo a lottare. Vallo a lottare, bel bambino. Vallo a lottare! Vallo a lottare! Problema. C'era altra gente che sparava. Soluzione. Farli fuori! Da dove vi state... Easy shot. No, volevo fregarglielo, mannaggia. Oh, what the fuck. Ah. Siamo rimasti in 15. Io non ho un cecchino. Endgame senza cecchino. Boh, cioè, te la giochi tutta close quarter. Come fai? Oh, lui ce l'ha un cecchino. Lui ce l'ha un cecchino. Lui ce l'ha un cecchino. E vabbè, è semiautomatico. Ma come si fa, direte voi? Oh, ma è... Picca veloce l'amico. Dai che arriva la safe, mannaggia a te. Ehi. Chissà se ha capito cosa voglio fare. Eh sì, da qua si vede. Eh sì. Oh. No. No, non cadete sotto. Magari c'è qualcuno che saltella e non so cosa sta facendo. Rimaniamo sotto radar. Queste sono tue?
Non è un bait, vero? Non è di qualcun altro a sta scala. Non è che sei dietro, ci fai la sorpresina, vero? Oh! Lo sapevo che sei un infame! Lo sapevo che eri un infame! Difficile, ragazzi, questa. Difficile. E lui è un infame. Dove minchia si era nascosto? 24 HP, bastava una fucilata in faccia a lui ed era morto. Però dovevo crearmi una... Guarda, dai, abbiamo perso contro uno che prende danno e stava rischiando di morire pure così. Vabbè. Morto così, grazie. Ragazzi, che dire? Non abbiamo visto nessun meteorite, purtroppo. Ce l'ha fatti vedere l'ultimo con lanciarazzi, che sparava con un rato di razzi impressionante. Visto che non abbiamo visto meteoriti, vi allego delle clip qua di gente che l'ha fatto. Interessante, pericolose, si potrà prendere danno da queste cose? Lo scopriremo prossimamente. Questo è tutto per oggi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!